4:30 del mattino, si va verso la French Quarter. Siamo a Navezze di Tuzzago, sono 4:55, la temperatura minima questa notte è stata 26 gradi, la termica soffia incessante e tutto sommato è un bene, viste le temperature. Si sale a Brione mentre gli uccelli cinguettano l'arrivo dell'alba. Quando si arriva in cima a Brione, si esce dal bosco, si apre la vista, si alza la pendenza e scatto finale verso i Cassonetti. Abbiamo oltrepassato il paese di Polaveno di fronte a noi, il passo del Tè dei Tre Termini. La luna è sempre alta, ma noi, siccome sarebbe troppo facile scendere a Iseo, andiamo su al Colmì. Eccolo il bivio, Santa Maria del Giogo. A destra su tutti i pignoni e via andare. Eccoci, Colmì. Ragazzi, se su Colmì alle 6 del mattino sono già 20 gradi, sarà una giornata piuttosto afosa. Nistisi, nonostante la giornata afosa, sono già più di 20 gradi alle 6 e un quarto del mattino. Guardate che cappa e che spettacolo. La pianura non esiste! Scende a Sale Mardino, Montisola, sinistra, il lago di Iseo, nel suo splendore, in questa mattinata afosa, del 18 giugno 2022. Eccoci a Sale Mardino, arriva al lago. Ma che bello! Ineguagliabile spettacolo del lago Sebino. Ed ecco la foschia, all'overe e fisagne, la falesia strapiombante della Corna 30 passi. Si è spaventato il ragazzo. Di bisogno, ma che bello. Sale per la salita sicuramente più impegnativa della giornata. Purtroppo la chiesa è ancora chiusa, niente affetti del romanino stamattina per Santa Maria della Neve. Dicevamo la salita più impegnativa? Sì. La più lunga? Sì. Quella con le pendenze maggiori? Beh, come media anche. Quindi auguri! Passa Bocche Colle di San Zeno, ne hanno già passati in tre. Ma chissà perché andavano tutti su in Valpalo dritti al Colle di San Zeno. Io sono l'unico pirla che invece prima sale a Passabocche, poi scende in Valpalo e poi risale al Colle di San Zeno. Perché la pianura non esiste? No, perché questa è una delle salite più belle del Bresciano. Semplice, dura ma bella. Salita come Passabocche, sono più di 1000 metri
di dislivello dai 200 del lago ai 1280 circa dello scollinamento. In Bocchi si ricorda 12 km più o meno. C'è mica tanto da fare i galletti. Ecco perché Passabocche è molto meglio del San Zeno classico. Poi mi spiegheranno prima delle 8 del mattino. Grignaghe, 850 metri, Zlm. Posto fantastico. Peccato che oggi né foto né video con l'affa che c'è renderanno minimamente l'idea. Vabbè, così è. Dicevo, poi strappa, In effetti, qui proprio piatta non è. Drittoni, quelli in doppia pendenza. Oltre quota 1000, al peggio, Passabocche. Eccolo qua. Questo è il fatidico incrocio con la direttissima che sale da San Carlo, frazione che abbiamo incrociato giù, più a valle. È un bel muro, tutto asfaltato. Eccolo, il cartello che indica località Passabocche, che non vuol dire che la salita è finita, Ancora un chilometro forse. Quasi in cima, e adesso qua dopo c'è foschia, però giù là c'è il lago e qua finisce la salita, c'è ancora un po' di falso piano e poi si scende in picchiata in Valpalò. Faggeta meravigliosa, fragoline, gnam gnam. Niente, dopo la sosta idrica alla fontana della Valpalò siamo già in salita, ancora all'ombra, verso il colle di San Zeno. Piccolo inconveniente, hanno appena fatto la transumanza, direi ieri, a giudicare dalla freschezza della Mericonda. Quando si esce dal boschetto e si comincia a vedere l'alpeggio e anche il Redentore con la puntina là sul Guglielmo, vuol dire che non manca molto. Sì, più che sul lago di Iseo, volevo dire il panorama è sulla bassa Val Camonica, anche se molto offuscata. Colle di San Zeno. Siamo alla discesa dal Colle di San Zeno verso la Val Trompia con 2350 metri di dislivello. Ecco, almeno qua sopra i 1000 di quota c'è un po' di limpido e soprattutto sul Guglielmo il Redentore è là, si vede perfettamente. Mica male, Eccoci al Lavone e si sale a Irma. Si presenta anche lei subito, doppia cifra. Invadiamo la corsia così guardiamo giù, che è uno spettacolo. Ah, che roba! Ed eccolo di fronte a noi il Golem! Prima eravamo praticamente là sotto. Sotto quella roba gialla là, un po' più a destra ancora. Si vede anche il
colle di San Zeno e ora si sale da Irma a Marmentino e a i piani di Vaghezza. Ah, vi ho mai raccontato che il tratto che va da Irma a Dosso di Marmentino è tutto in doppia cifra? 12, 13, roba giù di lì. Perché la pianura non esiste. Siamo a sinistra, Secchi, verso Piani di Vaghezza. Siamo a 8,67. Andare a 1200, ancora 3-4 km di salita, tutta piatta ovviamente, ma soprattutto adesso che hanno pulito il bosco in questa zona, guardate cosa si vede. Dopo questa curva più o meno si entra nei piani di Vaghezza. Il più è fatto, ancora uno strappo arrivare sulla chiesetta, immersi nel bosco, nella pineta, nel fresco. Ecco, questa è la Vaghezza. Aree barbecue, bellissima al piano, da qui fantastiche escursioni sui monti, Monte Ario soprattutto. Saliamo alla chiesetta. Quando intendo saliamo sulla chiesetta intendo proprio che ci saliamo sopra. Eccola qua. Ok, siamo all'incrocio, stiamo per tornare a Marmentino. Lì di fronte abbiamo il Guglielmo, il colle di San Zeno dove eravamo prima, la discesa di Pezzazze, colle di San Zeno, Pezzazze, giù nella valle e poi su a Irma. E qua. Ed ora dirigiamo verso il passo del termine, 954 metri, a cavallo tra Val Trombia e Val Sabbia. Andiamo la Val Camonica, la Val Trombia, entriamo finalmente nella terza valle, a Val Sabbia, Val Sabbia. Manoffo, direzione lago di Bongi, one of the most beautiful lake in the world. Andiamo giù al lago di Bongi. Poi la cosa bella è che andando giù al laghetto di Bongi poi bisogna risalire su e ovviamente è cementata, ma sì, cosa volete che sia, forse un 20% fra poco, ma solo per pochi metri. La pianura non esiste, lo diceva anche mio nonno, la pianura non esiste, lo diceva anche papà.
pianura non esiste, non esiste proprio per niente. La pianura, eccola qua, sulla cimentata del laghetto di Bongi, sulla cimentata del laghetto di Bongi. Bongi, Bongi, Bongi. Ah, ma è già finita. Vabbè, allora, che fresco nel bosco. Eccoci, fatta. Beh, qui è fantastico. E comunque dopo 7 ore di pedalata, oh, non sono ancora riuscito a sorpassare un ciclista io, BDC si intende. Passano sempre tutti sopra le orecchie, deve essere proprio una gran schiappa io. Bambura! Comunque da Auro, non Bulbarelli, c'è sempre una vista. Si monti sopra l'Oderino che è uno spettacolo. Si sale nuovamente! Abbione! Altra salitella facile, media abbondantemente sopra il 10%, però è corta, dai, 3 km, qualcosa più, chi lo sa? No, in realtà lo so, però la pianura non esiste. Ma volevo solo dire che, visto il sole e il caldo, lungo la discesa verso Casto sono completamente asciugato, come fossi entrato in un'asciugatrice, dry clean. Ma credo che in questi 3 km mi inzupperò di nuovo come non so cosa. Non so se si vede, adesso ci provo. E là c'è ancora il Guglielmo col suo redentore. Si vede anche da qua che stiamo ormai salendo a Bione. Questo bellissimo giardino con dei gigli arancio favolosi preannuncia lo scollinamento della Madonna della Neve di Bione. Ripita e breve discesa e poi si risale per poco meno di 1 km all'interno del ridente borgo. Quando scattano le 8 ore di pedalata effettiva, siamo in quel di Morcherane, perché vista la giornata tutto sommato bella limpida, piuttosto che passare da Nusen, una volta Bione, picchiata sulla frazione di Morcherane, e così ci godiamo un po' il panorama dei campi della Conca d'Oro. Odolo! Come ormai facciamo sempre, deviazione fuori dal traffico. Ed ecco il groppo! Inizio dalle coste di Sant'Eusebio. Diciamo che oggi facciamo con calma. Le coste di Sant'Eusebio alle 14:14, 145 km. Va bene suonare la maratona di Lesto, la mitra scherza 2 settimane. Va bene che quale San Giuseppe fatto da cortine alle stesse pendenze della salita finale il Mur del Jack, ma 4 volte lungo. Va bene che ne ho già 3.800 nelle gambe di livello, va bene che la pianura non esiste, a volte credo di avere delle idee proprio di merda. Qua almeno il Mur del Jack è liscio come un biliardo, asfalto fresco. Questo è un colabrodo. Questo è il primo muro. Adesso giriamo la curva
E balabam! The second one! The terrible! Alele! Ma un commento su questa salita? Oh! E insomma, fatto! Ce n'è ancora uno, Ecco il terzo, in realtà è più facile, però siccome viene la fine diventa più duro degli altri, come sempre. Vale. E grazie al famosissimo pacchetto completo della Costa Lunga siamo arrivati a 4000 metri di dislivello su 172 km e ci consente di dire Road to MDD 35 complete.